Iniziamo! Ci sdraiamo, come sempre, e partiamo con le nostre respirazioni diaframmatiche. Vado a sentire dove e come appoggio il peso del corpo al pavimento. Mani sul bacino, il bacino lo metto già neutro. Gonfia la pancia sotto le mani e sgonfio la pancia. Io nel frattempo faccio un check per sapere bene dove e come appoggio il corpo. E prossima inspirazione invece andiamo ad attivare il pavimento pelvico. Inspiro, scavo la pancia e fuori l'aria continuo a scavarla bene dentro. Inspira e fuori l'aria, continua a scavare. Possiamo anche passare le due mani sulla cassa toracica. Inspiro, sento la cassa toracica che si apre. Fuori l'aria la vado a chiudere con l'aiuto attivo delle mani. Inspira e fuori l'aria, chiudo. E in e fuori l'aria, chiudo. Andiamo a fare i nostri roll up di riscaldamento. Inspiro, braccia al soffitto, riconoscete, fuori l'aria, braccia dietro, braccia lungo i fianchi, naso, mento, testa, vengo su fino a sedere dietro all'osso sacro. Inspiro, mi raddrizzo, fuori l'aria, naso, mento, testa, lungo avanti e poi rilascio giù avanti sulle due gambe. E mi raddrizzo di nuovo, dritto al tasto sul dischio, andiamo indietro, quasi inarcando oggi. E fuori l'aria dal bacino, retroversione, srotolo giù. Altre tre volte, in braccia dietro, in braccia lungo i fianchi, naso, mento, testa, una vertebra alla volta. Non chiudo nelle spalle, inspiro, input dal coccige, naso, mento, testa in avanti e allungo giù sulle due gambe. E dal coccige, input per ritornare dritte sui dischi. In, vado indietro, fuori l'aria, srotolo giù una vertebra alla volta e continuo altre due volte. Braccia dietro, braccia dal lato, naso, mento, testa su, bene a fondo indietro, in, mi raddrizzo, scivolo avanti su un piano immaginario e allungo avanti. E in, srotolo dritta, vado indietro inarcando e fuori l'aria dal bacino riaccompagno, ultima volta, braccia dietro, braccia dal lato, naso, mento, testa, continuo, in, mi raddrizzo, naso, mento, testa avanti e allungo avanti. E srotolo di nuovo, dritta alta sugli ischi. Inarco, inarco, inarco e fuori l'aria, srotolo giù. Manteniamo le due braccia al soffitto, petto bello aperto, spalle appoggiate dietro e le due gambe le andiamo a mettere 90-90 con il bacino neutro. Braccio destro, gamba destra, tocco del tallone, in e torna abbastanza veloci. 2 e 3 e 4, 5, 6, 7, 8, cambio solamente il braccio, in e torno, gamba destra, braccio sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantengo braccio sinistro, gamba sinistra, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, braccio opposto, 8 e in, fuori, 2 e 3, scavo sempre la pancia, 4, 5, 6, 7, stabilito bene la spalla, 8, abbraccio le due gambe, tiro bene la zona lombare, lasciamo le due gambe lì, braccia aperte lato, torsione destra, torsione sinistra, ne facciamo 8, inspiro, vado a destra, fuori l'aria al centro con la spinta degli addominali. Vado a sinistra e centro, e 3 e centro,
e 4, centro, 5, centro, 6, centro, 7 e l'ultimo 8 e centro. Riporta le due braccia al soffitto, stessa sequenza di prima, dalle gambe 90-90, la gamba però si va a stendere. Gamba destra, braccio destro 8 volte, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, braccio sinistro, gamba destra, vado in, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio gamba e gamba sinistra, braccio sinistra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gamba sinistra, braccio destro, ultimi 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riabbraccio le due gambe, stringo bene il petto, stringo, 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 e riapro le due braccia lato, semistendo le due gambe al soffitto, vado 8 volte in torsione, da qua con le gambe semitese, andrò magari meno, gamba destra verso, le due gambe verso la mano destra, fuori l'aria, torno al centro, e sinistra, fuori l'aria al centro, e 3, centro, 4, centro, cerco di non tornare con la leva delle braccia della schiena, 6, 7, e l'ultimo 8, e stendo le due gambe, braccia al soffitto, 8, di nuovo la stessa sequenza, gamba destra, braccia destra, leggermente più lenti, inspiro e fuori l'aria, 1, e 2, e 3, 4, 5, 6, 7, braccio sinistro, gamba destra, in, 1, 2, 3, cerco di mantenere il bacino bello neutro, spalle stabili, 5, 6, 7, cambio gamba, braccio sinistro, gamba sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio il braccio, 8, sinistra, 1 e braccio destro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riabbraccio le due gambe. Dondolino destra e sinistra, allungo e ammorbidisco un po' i lombari. Stendo le due gambe a soffitto, braccia lungo i fianchi, vado in una leggera torsione, questa volta senza staccare il bacino e buttando fuori l'aria mentre vado. Fuori l'aria sinistra e destra e sinistra e sento bene lavorare ancora di più gli obliqui bassi. 7, 8 e rilascio, allungo le due gambe al pavimento, braccia vanno a soffitto, vengo su, naso, mento, testa, la base delle scapole, da lì veniamo un centimetro più in alto, centro, destra, sinistra, fuori l'aria su al centro, inspiro, torno alla base delle scapole, sinistra, base, destra, per il contrario, ancora centro e vado laterale alta e laterale dall'altra parte e ancora centro, diagonale su,
sinistra, centro, destra, sinistra, ultimo, centro, destra, sinistra, e allungo un secondo dietro le due braccia. Tiro come se mi stirassi al mattino e rilascio. Andiamo a piegare le due gambe, bene piegate, bene unite tra di loro, bene vicine ai glutei per i nostri ponti. Vado, stacco il bacino in ponte, con il primo sento direttamente la posizione, vado a sentire le spalle belle aperte, mani verso i piedi, stendo la gamba destra, flex e punta del piede destro 8 volte, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, slanci bassi alla caviglia, 1, ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado a soffitto e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio gamba, piego la destra, stendo la sinistra, flex e punta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, slanci bassi, 1, 2, 3, 4, 5, stabilissimo il bacino, 6, 7, vado a soffitto e 1, ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e piego appoggio, srotolo giù una vertebra alla volta, due gambe 90-90, vengo su, naso mento testa, prendo il ginocchio destro con le due mani, l'altra gamba la stendiamo, tiro un attimo su il busto alla gamba e vado, tiro, tiro, fuori l'aria cambio, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 in conti singoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mani dietro la testa, aggiungo la torsione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rilascio giù, abbraccio le due gambe e dico di no. Oh yes. E riappoggiamo le due gambe bene unite tra di loro vicino ai glutei, pronti per ristaccare in ponte. Questa volta faccio 8 volte mezza punta del piede, abbassi i talloni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ci fermiamo su, stendo la gamba destra, slanci grandi, punta, flex abbasso, 2 e 3 e 4 e 5, 6, 7, 8 e riallineo, ritrovo il contatto tra caviglie e talloni, stendo la sinistra e vado, punta, flex abbasso, in, fuori l'aria mentre vado giù, 3 e 4 e 5, 6, 7, 8, riallineo, piego appoggio e abbasso i talloni, srotolo giù, vado a mettere la caviglia sinistra sul ginocchio destro, braccia al soffitto, stacco 8 volte, il bacino in ponte piatto e scende piatto. Fai l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molleggio in su, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cambio gamba, caviglia destra sul ginocchio sinistro e vado, fuori l'aria 1, 2, 3, 4, 5,
8, ma leggi, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio giù. Due gambe tese al soffitto, vengo su, naso mento testa, prendo la caviglia destra un po' più in alto del ginocchio, mi tiro un po' più alta e sto lì per lo stesso giro di prima. Tiro, tiro, cambio. 2 e cambio. 3 e cambio. 4 e cambio. 5 e cambio. 6, 7, 8 e conti i singoli. Fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torsione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio giù, abbraccio le due gambe, dico di no. E ultimi giri dal ponte, braccia sono a soffitto, stacco sul bacino in ponte, stendo la gamba destra in linea con l'altra, mezza punta dei piedi sinistro, 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alzo la gamba zavorra e vado giù e su col bacino, 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piego la gamba destra, stendo la sinistra, mezza punta destra, 8 volte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e zavorra della gamba sinistra, abbasso il bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riallineo, srotolo giù e porto la gamba destra nel petto e la stendo a soffitto, mani sul bacino, circonduzioni, apro la lata basso e fuori l'aria la riparto su, 2, su, 3 e 4 e 5 e 6 e bacino immobile, 7 e l'ultimo, 8 e cambio gamba, prendo la sinistra, l'allungo nel perpendicolare nell'anca e vado, apro la lata basso, fai l'aria, 1, 2, 3, 4, 5, una sensazione costante di allungamento della gamba destra, 6, 7, 8 e ricambio gamba, cambio il senso della circonduzione, abbasso e fuori l'aria su, 1, cerco di non mettere tensioni in spalle, petto, uscito nulla, e 3, 4 e 5, 6, 7, 8, lo finiamo in torsione, allungo, apro il braccio, e torno al centro, riallineo bene il bacino, prendo la gamba sinistra e la stendo perpendicolare, ultime 8 circonduzioni, abbasso, fuori l'aria su, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e finisco in torsione l'ottava. Meritato relax.
torniamo al centro, due gambe a soffitto, mani a soffitto, incrocio le due gambe, incrocio le due braccia, apro la larghezza del materassino, chiudo 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più veloci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ruoto le gambe in fuori, mani sulla pancia, inspiro, apro le due gambe con controllo, fuori l'aria, le chiudo 8 volte, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, chiudo, 6, chiudo, 7 e 8, lasciamo aperte, mani dietro la testa, vengo su, naso, metto testa, vado laterale, destra e sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vado in torsione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo le due gambe, le abbraccio, srotolo giù, tiro, tiro, tiro. E riposizioniamo, gambe aperte, mani dietro la testa, questa volta nel chiudere le gambe vengo anche sul naso, mento testa e vado, fuori d'aria, 1 e apro, 2, apro, 3, apro, 4, i gomiti rimangono belli aperti, 5 e 6 e 7 e 8 e riabbraccio le due gambe. Ok, allunghiamo le due gambe al pavimento, braccia a soffitto e vengo su, un roll al completo fino ad allungare in avanti, una vertebra alla volta e vado ad allungare avanti. Ok, da sedute, vedete che siamo alte sul disco, braccia avanti, apro le due braccia, stendo le due gambe, 8 e 7, 6, visualizzate e sentite le scapole che si vanno a unire, 5, 4, 3, 2, aggiungo la torsione, braccio destro vado a destra e torno, 2 e 3, pensate sempre di strizzare le due scapole dietro, 4, 5, 6, 7, 8, braccia vanno in alto, fuori e torno, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, allungo avanti sulle due gambe. E srotoliamo, dritta da sedere sugli dischi, ci andiamo a mettere nel nostro punto di equilibrio dietro al vasto sacro, in una bella retroversione del bacino. Ok, non ok, ok, da qua allunghiamo le due mani dietro, o mani o gomiti, senza incassare nelle spalle, andiamo a stendere le due gambe davanti, 45 gradi, camminiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ripiego le due gambe, ruoto sul glutteo sinistro, stendo, cammino lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piego, torno al centro, gluteo sinistro, stendo e vado, 1, 2, 3, 4, 5, spalle belle lontane dalle orecchie, 8, ripiego, torno al centro,
appoggio le due gambe, tiro bene la zona lombare, tiro bene la schiena, mi verticalizzo completamente. E andiamo a fare il nostro can can, sempre da quel punto lì. Bacino in retroversione, mani dietro, gambe partono tese, piego, ruoto a lato, stendo a lato, torno al centro, e in, e fuori, e in, e fuori, e due, e piego, ruoto, stendo, e piego, ruoto, stendo, e piego, ruoto, stendo, e ancora uno per lato, ruoto, stendo, e piego, ruoto, stendo, e mi riverticalizzo, tiro bene. E andiamo a fare un teaser solamente, uno, uno, uno. Bacino in equilibrio, stendo le due gambe, trovo il punto, fermo le due gambe, srotolo lì, braccia vanno dietro, fuori l'aria, torno in teaser, srotolo giù, mi fermo giù, braccia lungo i fianchi, fuori l'aria, le due gambe vanno dietro, la testa prechiudo 8 volte, 1, larghezza del materassino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e srotolo una vertebra alla volta per tornare al pavimento, gambe arrivano a 45 gradi, braccia si spostano al soffitto se riesco, fuori l'aria, riporto le due gambe dietro, apri e chiudo ancora 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lascio leggermente aperte, srotolo giù, braccia si portano dalle orecchie, gambe a 45 gradi si chiudono, inspiro, fuori l'aria, con controllo, le riporto dietro, questa volta provo, se non ho le mani già dietro le porto dietro, caviglia destra nelle due mani, l'altra gamba a soffitto, tiro, tiro, fuori l'aria, cambio, 2 e cambio, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e riallineo dietro le due gambe, srotolo giù. Se ho fatto tutte e tre le varianti delle braccia, provo anche la quarta, braccia lato, gambe 45 gradi, inspiro, fuori l'aria, le riporto dietro. Da qua per tutte le mani di nuovo lungo i fianchi, le gambe si aprono e le appoggio al pavimento e vado a chiuderle in candela 8 volte, chiudo alte in candela su e riapro dietro, cerco di mantenere il bacino il più stabile possibile senza andare a giocare con il controbilanciamento della schiena e 3 e giù 4 e giù, 5 e giù, 6, giù, 7, giù, 8 e riallineo le due gambe, srotolo, una vertebra alla volta. Abbraccio le due gambe, apro le due mani a lato, porto le due gambe in torsione verso destra, guardo a sinistra, stendo le due gambe. Le due gambe si stendono verso la mano destra e piego le due gambe, ripasso dal centro fuori l'aria e le accomodo a sinistra. Stendo le due gambe verso la mano e io guardo verso destra. E torno al centro. Come possono mancare gli hundreds? Non possono.
gambe 90-90, allora versione proprio basic, ma non è ormai per voi, gambe appoggiate al pavimento, se no versione intermedia, gambe rimangono 90-90, versione full, vengo su per tutti, comunque naso, mento, testa, estendo le due gambe, pulso con le braccia dentro per 1, 2, 3, 4, 5 fuori, in 2, 3, 4, 5 fuori, in 2, 3, 4, 5 fuori, in 2, fuori, in, fuori, siamo a metà, in, fuori, in, fuori, in, fuori, 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, ultimi 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, e rilascio giù a braccio. Ok, ultimi 8 per dare propriamente una forza in più agli addominali oggi. Braccia lungo i fianchi, gambe a soffitto, vengo su naso, mento, testa, allontano le due gambe quanto la mia zona lombare me lo permette, fuori l'aria, le riparto su, 8 volte, allontano, fuori l'aria, le riparto su, e 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, e l'ultimo 8, e abbraccio le due gambe, mi dico di no. Oh yes. Dondoliamo per venire a sedere e ci mettiamo poi a pancia in giù. Yes. Ok, allora tutte belle allineate, fronte al materassino, gambe rilassate, ruotate esternamente, inspiro, vengo avanti in alto con la parte alta della schiena, sento la posizione. Scapole attive, un bacino bello neutro, glutei rilassati, pavimento pelvico sempre attivo. Stacco le due mani da qua, stendo 8 volte le braccia verso i piedi, venendo leggermente più in alto con il petto, voglio aprire il petto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, vado 8 volte oltre la testa, fuori e ripiego, vengo più alta, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e riappoggio solamente le due braccia, stacco 8 volte le due gambe, 1, 2, 3, 4, non attivo le spalle, 5, 6, 7, 8, piego le due gambe, apro le due ginocchia, potete lasciare giù la fronte al momento, oppure continuare con la piccola estensione, stacco le due gambe, chiudo e apro le ginocchia, chiudo, apro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rilascio. Mani passano sotto la fronte, le gambe vanno a mettersi in una mezza punta dei piedi e vado a staccare la gamba destra, 8 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gamba sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e allungo le due braccia, allungo le due gambe, stacco 4 arti, la testa step 2 per ultima, tutto insieme, 1 e 2, 2,
Nota cagnolino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e spingo indietro e allungo la zona lombare sui talloni. E passiamo avanti a quattro zampe, tutte belle ben allineate, interno del gomito e punta delle dita, mi raccomando. Aspettate che mi metto di qua che mi piace di più. Ok, da qua gamba e braccio opposto si allungano e cambio un paio di volte tra gamba sinistra, braccio destro e viceversa, giusto per trovare l'allineamento. Bello fluido e omogeneo, e prossima volta che siamo su con la destra ci fermiamo su, andiamo a molleggiare in su gamba e braccio, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vado, chiudo gomito al ginocchio e allungo 8 volte, 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7, all'ottavo vado in apertura dietro, prendo il piede opposto, piccolo stretch del quadricipite di apertura della spalla, e allungo, rilascio da dove sono venuta, cambio gamba e cambio braccio, 8 molleggi, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e chiudo e allungo in 1, fuori l'aria sotto, inspiro, apro 2, 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Allungo e vado a prendere il piede dietro con la mano, tiro e apro bene, yes. E torno a quattro zampe, rilascio dietro. Allungo anche verso destra spingendo il bacino a sinistra. E cambio lato, destra bacino e sinistra le braccia. E vengo avanti sull'avambraccio, andremo a fare 8 scapole direttamente dalla plank sull'avambraccio e poi con le scapole belle attive stacco una gamba, stacco l'altra, stacco una gamba, stacco l'altra. Potete ovviamente prendere una pausa tra uno e l'altro. E vado bene avanti con il peso. Gamba dietro, uno, gamba dietro. Due, 8 scapole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gamba, stacco, 1, e 2, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, appoggio un ginocchio, appoggio l'altro, allungo dietro, passare di conto. E leggo su le ginocchia per fare il nostro zorro, non mi vedete la testa ma non importa, zona lombare. Bene, allungata, vado dietro e torno, 1, mezza punto, punto dei piedi come preferite, 2 e 3 e 4 e 5, 6, 7, 8 e torno a quattro zampe,
basso sui gomiti, questa volta lasciamo il bacino alto sulle due ginocchia, andiamo a stendere la gamba destra dietro alta, incrocio piegata, e due, e incrocio, tre, quattro, petto aperto, cinque, sei, sette, otto, cambio gamba sinistra, stendo, chiudo incrocio uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e rilascio di nuovo dietro sui talloni. E vengo di nuovo avanti a quattro zampe, gamba destra slancia dietro, riallineo, slancia lato e vado dietro e lato e due, lato e tre, lato, quattro, sfianco per andare a lato, cinque, sei, sette, otto, e cambio gamba, sinistra pronta, vado uno e lato e due, tre e quattro e lato, cinque, sei, sette, otto, lato e rilascio. Da qua, gamba destra si alza lato, braccio sinistro si posiziona parallelo all'orecchio. 8 volte la gamba destra si alza lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio gamba, cambio braccio. Sinistra 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e rilascio dietro sui talloni. E andiamo a fare la plank laterale andremo a fare la plank laterale dai gomiti, dall'avambraccio, per cui mettiamo un avambraccio contro l'altro, mano al gomito, ruoteremo prima sul braccio debole e resteremo lì facendo dei molleggini con il bacino di spinta in su, per cui appoggiamo avanti, gambe si stendono dietro, rotolo sul braccio debole e vado a fare dei molleggini col bacino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sto per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio, o lì dove sono al centro, cambiamo lato, cambiamo anche per voi il fronte, stessa posizione di partenza dal gomito, bene perpendicolare rispetto alle spalle, incrocio, apro lato e molleggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sto per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio, ok, ci troviamo a sedere, andiamo a fare le nostre braccia, giro completo, mano a mano potete cambiare la direzione della punta delle dita, i gomiti però si piegano sempre uno verso l'altro, stacco il bacino, la vicino ai glutei, molleggio, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, 2, qua sorrido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 1, 2, 3, 4,
2, 3, 4, 6, 6, e 1, 2, 4, 5, 6, 6, 2, 8, grandi i denti, se volete dai pugni se vi fanno male i polsi, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultimi 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e rilascio, tiro bene le due braccia, sia dal davanti che dall'alto dietro, mi cambio. Quadrupedia. Andiamo a fare quattro flessioni con i gomiti aperti, sposto bene il peso in avanti e vado, una, torna, due, torna, tre, torna, quattro, rilascio dietro. E abbiamo gli ultimi 20 secondi di plank centrale, mano, mani ben allineate, gamba dietro 1, gamba dietro 2, sto per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, passo nel triangolo, muovo un po' la posizione da lì, piego una gamba, piego l'altra, cammino mani e piedi vicini, rilascio bene giù, anche da qua, piegate una gamba, piegate l'altra, sfianco bene. E poi piego le due gambe e srotolo per tornare in piedi e allinearmi. Benissimo. Dalle caviglie al collo un po' snob. Grazie mille, bravissimi per essere state ancora oggi con me e vi auguro una continuazione splendida, un bacione.